140.000 presenze in circa 2 settimane di ritiro, con una media di 10.000 tifosi al giorno, sono questi i numeri del ritiro estivo del Napoli campione d'Italia a Castel di Sangro, giunto ai titoli di coda. Quest'oggi gli azzurri chiudono la preparazione con il sesto e ultimo test. Contro i greci dell'Apollon, Rudy Garcia ha a disposizione quasi tutto l'organico per il Napoli e per Castel di Sangro. È tempo di bilanci. Abbiamo retto i numeri importanti che ci hanno costretto nel giro di 24 ore a incrementare il numero di accessi allo stadio. In un momento di flessione turistica per l'Italia, noi siamo riusciti a invertire la tendenza, ha detto il sindaco della cittadina abruzzese, Angelo Caruso, che ha salutato il patron degli azzurri, Aurelio De Laurentiis, il quale ha definito il capoluogo sangrino un posto meraviglioso per via dell'impiantistica eccezionale. Le previsioni della vigilia, secondo gli operatori, sono più che confermate: oltre 100.000 presenze, 7.500 accessi solo per gli allenamenti, 10.000 tifosi al giorno per strappare un selfie con la Coppa dello Scudetto, incremento del 30% sul mercato immobiliare, assunzioni negli alberghi risalita del 10% rispetto allo scorso anno, una macchina, secondo Caruso, che ha saputo fronteggiare anche qualche momento di tensione. Il Napoli, nelle 2 settimane di ritiro in Alto Sangro, ha svolto 4 amichevoli e allenamenti a cadenza quotidiana nello stadio Patini. La squadra di Garcia era arrivata lo scorso 28 luglio, ha pernottato nell'hotel Aquamontis di Rivisondoli, spostandosi a Castel di Sangro con mezzi personali. Oggi l'ultimo gol prima di salutare la terra abruzzese.